Tanto Ministro propone di votare con votazione palese per alzata di mano la convalida a seguito delle elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2011 e del relativo turno di ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011, dell'elezione alla carica di sindaco di Alessandro Grimaldi e dell'elezione al consigliere comunale dei signori Negro Matteo, Cristiano Alberto. Buonasera. Numero 1 Nico Matteo, numero 2 Cristiano Alberto, numero 3 Nicola Raffaele, numero 4 Antonio Giovanni, numero 5 Nicola Catano, numero 6 Antonio Angelo, numero 7 Iaccio Lambaro, numero 8 Maria Roberto, numero 9 Giuseppe, numero 10 Amadeo Luigi, 11 Gervasio Pino, 12 Iaccio Pietro, 13 Bernardo Vedano, 14 Brasetto Vincenzo, 15 Maestro Lambaro, 16 Bilancio Fiomina. Dichiarare assegno della convalida effettuata. Il Consiglio Comunale di Comune Mano, regolarmente costituito nella violenza dei suoi poteri, in prosieguo, visto l'articolo 50, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, che stabilisce che il sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il sindaco neoeletto procede a prestare tale giuramento pronunciato nel seguente parole. Buonasera. Allora, il giuramento consiste in un rito solamente. Giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Questo è tutto il giuramento che io devo fare. Innanzitutto ringrazio tutti i presenti che sono stasera intervenuti al questo nostro primo consiglio comunale, questo primo insediamento. Spero che già che sarete sempre così numerosi anche le prossime volte, perché la vostra presenza sarà sicuramente uno stimolo per noi a lavorare meglio e impegnarci di più. Per quale motivo? Per rispondere alle esigenze di Comune Mano. Noi sappiamo che non possiamo far bene a questo appuntamento, che ci vedrà insieme a voi protagonisti per i prossimi 5 anni. È un appuntamento per noi importante, fondamentale per Comune Mano. La nostra è una sfida personale. Ci siamo rimessi in gioco dopo 10 anni. Molti ci consigliavano di non farlo. Noi invece abbiamo voluto accettare questa sfida. Ed eccoci qua. Sappiamo che all'inizio sarà un percorso amministrativo tutto in salita. Lo sappiamo. Ci rendiamo conto. E tutto questo richiederà un impegno, una dedizione, una costanza, ma l'amore e il rispetto che abbiamo per il Comune Mano ci farà superare ogni ostacolo. Noi vogliamo contribuire insieme a voi a migliorare il Comune Mano. Sappiamo di non avere la bacchetta magica, ma abbiamo la volontà, le energie, un po' di competenza e sicuramente saremo capaci di avviare questo processo di rilancio di Comune Mano. Ma per tutelare l'interesse di Comune Mano, della collettività, non di gruppi o di singoli, vogliamo essere anche al servizio della città. Il nostro obiettivo non è stato solo vincere, come qualcuno diceva, avete vinto, però non riuscirete a governare. Noi invece vogliamo soprattutto governare e speriamo di voler ridare a Comune Mano quel clima di serenità, di fiducia nelle istituzioni. Vogliamo evitare quegli scontri frontali su posizioni politiche di consiglio comunale che certamente non portano a benefici per il Comune Mano. E voglio sempre preferire la buona politica. Mi
impegnerò a superare quegli attriti, quelle divisioni che ci sono state nell'ultima campagna elettorale. E quindi già da ora ringrazio i consiglieri comunali della minoranza che daranno a me l'aiuto per il Bruno Levano. E soprattutto ringrazio i quattro consiglieri attualmente che sono stati candidati come me a sindaco, candidati nella prima fase delle elezioni, e che anche loro hanno dimostrato di voler a cuore, di voler bene al Bruno Levano. Io da loro mi aspetto una grande partecipazione, un grande contributo. Sarò sicuramente attento a recepire tutte le loro proposte, anche rispettando il ruolo che dai a loro. Noi sappiamo che abbiamo vinto per pochissimi punti, quindi vuol dire che metà della popolazione in teoria non saranno noi, e noi di queste persone vogliamo riacquistare la fiducia, quindi lavorare insieme a voi per riconquistare la fiducia di tutto il Bruno Levano, quindi essere un sindaco per la città e non solo per una parte della città. Le idee politiche sono finite con la campagna elettorale, non vogliamo essere contro nessuno, saremo attenti a tutte le problematiche che la minoranza ci vorrà portare. Questo è l'impegno che io mi assumo pubblicamente, e non di quella semplice frase che diceva tutto, però sinceramente diceva ben poco. Questo è quello che io penso di dire in questo momento alla città, poi ci saranno tante occasioni per confrontarci. L'importante è che sarà un confronto politico, costruttivo e rispettoso dei ruoli. Buonasera.